Viaggio in Molise quest'oggi ci porta a San Polo Matese. Sono in compagnia della nostra guida di fiducia che ci accompagnerà in questo bellissimo percorso del presepe vivente che è giunto ormai al suo 30° anno. Le posizioni recitate sono 7, dove potremmo assistere effettivamente alla sceneggiatura di un evento importante come quello della nascita di Gesù, e inoltre ci sono diverse postazioni dove sarà possibile rivivere il presepe in prima persona. Signora Roberta, siamo alla prima postazione. Allora, la prima postazione è incontriamo Zaccaria, sacerdote che riceve la visita di un angelo che gli preannuncia la nascita di un figlio. Zaccaria non crede perché in tarda età sia lui sia la moglie Elisabetta, e l'angelo gli annuncia che da quel momento perderà la voce fino a quando avverrà la nascita di Giovanni. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitano in terre tenebrose, una luce rifulse. Hai aumentato la gioia. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e sulle sue spalle sarà il segno della sovranità. Seconda scena recitata, signora Roberta. Adesso incontreremo i profeti, persone che scrutavano le sacre scritture e attraverso di esse scoprivano la venuta del Salvatore, il posto e quando sarebbe nato. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, lo spirito della sapienza e dell'intelligenza, lo spirito del consiglio e della fortezza, lo spirito della conoscenza e di pietà, lo spirito di timore del Signore, che non giudicherà per sentito dire, ma aiuterà tutti gli oppressi. Ci troviamo all'interno di una scena veramente molto suggestiva del presepe vivente qui a San Polo Matese. Sono in compagnia di 3 figuranti, una signora sta cucendo i ferri, la signora Franca è qui accanto a me, sta filando la lana. Sì, è una tradizione molto bella, perché qui la lana si trova proprio nel posto, trovandosi molti greggi ancora, e quindi noi siamo fortunati a toccarla pure con le nostre mani, renderci conto di tutto il procedimento della lavorazione della lana. Ai vostri piedi vedo delle calze che sono veramente state confezionate a mano, quindi la tradizione del cucire, del fare i ferri a mano è ancora sentita? Sì, specialmente nel periodo invernale accanto al caminetto si svolge questa attività, e le calzine qui deposte a te sono state realizzate dalla signora Maria qui accanto a me, che è molto brava, insomma, lei è del posto e tiene in piedi questa tradizione ancora. Siete giunti ormai al 30° anno di questa bellissima tradizione. Signora, lei da quanto tempo fa il presepe vivente? E ogni anno lo svolgiamo perché ci piace, sento abitanti di San Polo Matese, e quindi coinvolgiamo anche i nostri figli. In questa suggestiva grotta siamo in compagnia della signora Michelina, la quale sta rappresentando veramente la produzione del formaggio. Signora, fuori c'è un ragazzo che sta bollendo il latte per poi riuscire a ricavare la parte che interessa la produzione del formaggio, e lei invece praticamente che cosa sta facendo? Lo mette in delle ceste di vimini? Qual è il procedimento? Il procedimento è che questo è tutto reale. Si parte da fuori, si rompe, cioè si taglia la cagliata e poi viene lavorata, e questo qua è... Ecco, il vostro non è finzione, come abbiamo detto è tutto reale e c'è veramente tanto impegno. Il presepe vivente quest'anno lo proponete per 3 giorni e offrite a tutti i partecipanti un pezzo di formaggio. Lei per adesso quante forme ha creato? Diciamo ne ho preparate 8. Ne ho preparate 8 e 4 chili di formaggio già sono stati tutti consumati. Quarta scena recitata, dove ci troviamo? Ci troviamo nel villaggio di Nazareth, dove stiamo per assistere alla festa di fidanzamento tra Maria e Giuseppe, e noi vi parteciperemo. Lode a te, Dio di Isacco e di Israele! Siamo qui riuniti per celebrare il sacro vincolo del vostro fidanzamento.
tra Maria e Giuseppe. Bevete da questo calice sacro in onore alla vostra unione. Il Signore vi benedica. Amen. Amen. Quinta postazione recitata. Siamo giunti alla casa di Maria. Maria è una fanciulla come tutte le altre fanciulle, un adolescente che trascorre le sue giornate nella semplicità, svolgendo le faccende di casa e discorrendo con le amiche. Ogni giorno si reca al pozzo ad attingere l'acqua per le faccende quotidiane. Uno di questi giorni, però, rientrando in casa, riceve una gradita sorpresa. Seguiamola e vediamo che cosa le accade. Piena di grazia, e il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, sono la serva del Signore, sia fatto di me quello che tu hai detto. Il sogno di Giuseppe, la sesta scena recitata nel presepe vivente di San Polo Matese. A cosa assisteremo? Giuseppe era un uomo giusto e, saputo che Maria aspettava un figlio senza che fossero sposati, decise di ripudiarla. Ma in sogno un angelo lo avvisò di desistere da questa idea, perché ciò che era nel grembo di Maria era frutto dello Spirito Santo. Figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che gera di lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Siamo per assistere alla scena in cui Maria fa visita ad Elisabetta. Come abbiamo ascoltato nell'annuncio dell'angelo a Maria, Elisabetta, cugina di Maria, in tarda età aspetta un figlio e Maria si reca a farle visita per rimanere con lei alcuni mesi. Oh Maria! Elisabetta! Bambina mia! Che gioia, Maria, vederti! Che gioia! E tra tutte le donne, Maria, tu sei benedetta e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta, come sai? Ma dimmi, come mai la madre del mio Signore viene a farmi visita? Sai, appena ho udito la tua voce, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.